Benvenuti nella mia home gym. Quella che vedete nelle immagini era fino a qualche mese fa una stanza deposito che ho trasformato in una home gym personalizzata. Prima di iniziare con il video trasformazione, iscrivetevi al canale e mettete un like, così farò uscire la seconda parte del video. Inizio a segnare le misure della stanza e a pensare un attimo alle attrezzature da poter inserire all'interno, tra cui un rack, un tapirulan che poi non metterò per questioni di spazio, svuoto tutto tranne l'armadio sul lato sinistro della porta e via con la pittura. Come colore dell'home gym scelgo un grigio non troppo scuro per evitare un effetto cupo, evito comunque colori troppo accesi come il rosso e il verde. Qui potete vedere la differenza tra il colore che c'era prima, un azzurro, e il nuovo colore, il grigio. Passata la seconda mano di pittura, lascio le finestre tutte spalancate in modo che si asciughi tutto e aspetto il giorno dopo. Dai, posso dire di essere soddisfatto del risultato. Riprendendo in mano il progetto, capisco che il rack, se messo nella posizione di prima, mi prenderebbe troppo spazio, quindi decido di piazzarlo diversamente. Il giorno successivo rimuovo il lampadario blu a campana e installo una plafoniera quadrata simile a quella delle palestre con luce LED regolabile dal telecomando sia nell'intensità che nel colore, quindi da una luce calda ad una fredda. Se siete interessati vi lascio il link in descrizione. Per tutelare il pavimento originale della stanza dal lancio accidentale ma soprattutto intenzionale dei manubri e dei bilancieri, decido di acquistare 8 mattonelle antiurto gommate da 1 metro per 1 metro e 15 mm di spessore. Sono belle pesanti, hanno anche un certo odorino di gomma, quindi raccolgo le briciole di gomma, passo lo straccio bagnato e bevuto nel detergente con fragranza di pino e lascio arieggiare per 2 giorni con le finestre aperte. Metro in mano prendo le misure per capire come sfruttare al meglio i tappeti gommati e ricoprire quindi la maggior parte di pavimento. Qui uno schizzo di come voglio posizionare i vari attrezzi all'interno della mia home gym. Ora è tempo di impugnare il taglierino da muratore e iniziare col taglio. Successivamente prendo del bioadesivo telato, lo posiziono al di sotto delle mattonelle in questo modo ed evito così che le mattonelle possano muoversi. Una bella faticaccia, però dai, devo dire che ne valsa la pena. Ora non mi resta che coprire l'ultima parte di pavimento scoperto e lo farò con dei tappeti a puzzle in schiuma. Voilà, la pavimentazione è completa. Per creare la giusta atmosfera nella home gym compro dei profili in alluminio da posizionare lungo tutto il perimetro della stanza e un LED RGB da 10 metri da inserire all'interno. Ovviamente vado a tagliare i profili a misura ed effettuare i fori nella parete. Ho scelto i profili in alluminio poiché aiutano sicuramente a dissipare il calore del LED e soprattutto perché nel complesso creano un effetto sfumato della luce, senza insomma che si vedano quelle singole luci LED. Vi lascio comunque in descrizione il link di acquisto di questi profili in alluminio, come anche il link per acquistare il LED RGB, ma in generale tutti i prodotti che vedete in questo video li trovate qui in descrizione. Collego la striscia RGB al ricevitore, che nascondo ben protetto dietro l'armadio, e inizio a collocare la striscia LED all'interno del profilo in alluminio. Ha il nastro bioadesivo, quindi si attacca per bene. E in questo modo riesco a ricoprire tutto il perimetro della home gym. Ora copro i profili in alluminio con la parte di plastica. E dopo aver avviato l'applicazione delle luci LED RGB dallo smartphone, potete ammirare l'effetto di luce sfumata che si viene a creare.
Ma adesso passiamo alla parte dell'assemblaggio. Vado ad assemblare la bench 900 della Decathlon e il rack 900 sempre della Decathlon. Trovate le video recensioni qui in descrizione. Il montaggio del rack non è stato così immediato, anche perché mi volevo assicurare che fosse tutto in quadro prima di avvitare i bulloni. Se vi state chiedendo perché ho acquistato questo rack è perché in termini di qualità-prezzo è uno dei più competitivi. Infatti con un prezzo del tutto modesto vi portate a casa un rack che è robusto e vi permette di fare diversi esercizi anche al cavo basso e al cavo alto. Dopo aver stretto tutte le viti, ecco il risultato finale. E adesso è giunto il momento di spacchettare la panca multifunzionale della Marble Sport. Sono andato ad acquistare a parte l'accessorio per le gambe e l'accessorio panca Scott. Vi lascio comunque qui in basso le video recensioni della panca multifunzionale della Marble Sport. È vero, potrebbe sembrare insensato aver comprato anche questa panca, visto che avevo già comprato quella della Decathlon, ma questa panca, oltre a permettermi di allenare le gambe e le braccia, è utilissima quando vado ad allenarmi, ad esempio, con qualcun altro, per avere due panche distinte. Ed ecco qua la panca rosso fiamma pronta per essere utilizzata, totalmente inclinabile. E finisco il tutto montando l'accessorio per la panca Scott. Non sapendo dove riporre l'accessorio della panca Scott una volta utilizzato, mi ingegno e progetto una specie di treppiede con un tubolare dalle stesse dimensioni di quello della panca multifunzionale, così che posso appunto riporre all'interno l'accessorio della panca Scott. Mi faccio saldare il tutto e poi ricopro con lo spray nero. Il problema di questo rack, ma anche di molti altri rack, è il fatto che sono sprovvisti di fermogambe, quindi quando andate ad effettuare gli esercizi alla lat machine le vostre gambe tendono a volare nell'alto dei cieli. Per rimediare a questo problema ho quindi creato una struttura in legno stabile, fissa, facilmente rimovibile al costo di pochi euro. Se volete crearvela anche voi, vi lascio il video tutorial qui in alto. Siccome si era creata una certa amicizia tra me e il fabbro, sono andato da lui e gli ho chiesto di costruirmi con due piattine e un tubolare, sempre delle stesse dimensioni della panca multifunzionale, un supporto da parete per andare ad inserirci questa volta l'accessorio per le gambe. Spraio il tutto col nero e fisso la parete con due viti.
Ultima modifica da effettuare, quella alla panca della Marble Sports. Devo attaccare due rotelline in modo da poter spostare facilmente la panca. Ma comunque non c'è nessun problema, compro delle rotelline, quelle che si usano per i carrelli, taglio l'eccedenza in ferro, le segno sulla sbarra di appoggio della panca e poi le saldo e sprayo il tutto. E con questo siamo giunti alla fine del primo video, trasformazione home gym. Se volete la seconda parte, iscrivetevi al canale e mettete like, perché nella seconda parte andrò ad unboxare i dischi, i manubri, a montare il relativo rack, lo specchio e molto altro.